Se tutti voi, come si può dire di no a Ada? È impossibile. Quindi ho detto di sì, ma anche con una motivazione, che per 3 anni sono stato presidente della Fondazione Ravello, una fondazione musicale che esplica la sua attività nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, quindi con una estensione. Monica ne sa qualcosa perché anche lei ha toccato quei luoghi, in quella sede straordinaria di Ravello, ed ero proprio sabato scorso a Venezia, a Calendar in Calergi, e ho visitato l'ultima dimora di Wagner. E Wagner, nell'ultimo suo viaggio in Italia, il sesto, tornando verso la Germania, si fermò a Venezia e dimorò a Palazzo Calendar in Calergi e si ammalò. E 1883, mi pare, morì. E questo legame tra Venezia, Wagner, Ravello mi ha condotto anche qui oggi, Festival Spoleto, Festival dei Due Mondi del 58. E la prima domanda che mi sono fatto: due mondi, bastassero due mondi? Ci vorrebbero tutti i mondi, anche per quello che stiamo vivendo oggi. E la coesione, l'unione, il fatto di mettere insieme le culture. Allora Menotti, la cultura americana con la cultura europea. E non basta più cultura americana, cultura europea, come se fosse questa la dicotomia. Ma come ho scritto nel mio recente saggio, dall'Atlantico agli Urali, quantomeno, dobbiamo ricomporre l'Europa, che non è, che si è spezzata e che la guerra ha ulteriormente divaricato. E questo nella democrazia, nella libertà e la pace. La musica, il Festival di Spoleto, il teatro, le arti, il Festival di Ravello, Wagner. Io non sono un esperto di questi argomenti, ma per me sono pulsioni. Pulsioni che mi portano però a pensare anche in termini di ricchezza culturale e di ricchezza economica. Perché vedete, forse il Festival dei Due Mondi, non me ne voglia nessun altro, di Spoleto, forse è più importante, più nobile, più storicamente attrezzato, quindi non me ne vogliono gli altri. Però quello, e mi piacerebbe poterlo fare, quello che io vedo, che nel nostro paese c'è un'effervescenza a livello locale di culture musicali, ma non solo musicali, ma di culture che danno un senso della ricchezza del nostro paese nei confronti del resto del mondo. Se uno girasse l'Italia, avesse tempo e voglia di girare l'Italia, troverebbe decine e decine di momenti culturali, di festival. Io vengo da un festival dell'economia a Trento, economia, questa materia, come dire, fredda. Ecco, c'era una partecipazione di gente, di popolo, dentro questa città bellissima che è Trento, e uno si chiede, ma perché? Perché sono venuti a sentirmi mille dalle 12:30? Pensate che sforzo, pensate che follia, che masochismo. Per un'ora, dalle 12:30 all'1:30, a sentire il sottoscritto che parlava di economia. Con questo caldo. Eppure l'Italia è piena di momenti come questo, con delle punte straordinarie internazionali come Spoleto e con i festival più territoriali, locali, ma frutto delle culture locali. Penso a Umbria Jazz, altra straordinaria
evento lungo che coinvolge tutta questa meravigliosa regione che è l'Umbria. E allora mi chiedo, ma che non sia anche questo il contributo del nostro paese, non solo un contributo di design, di arte, di produzione industriale, di PIL, di esportazioni, che non sia anche questo il contributo del nostro paese al resto del mondo, in un momento tra l'altro come questo. Io mi ricordo i miei 3 anni e mezzo di Ravello, e passavo gran parte delle mie vacanze a dare una mano, ad organizzare, e una delle cose più belle è ricevere la gente la sera che andava ai concerti e salutarmeli tutti, e me li salutavo tutti. E anche allora ero ministro, e devo dire, sentivo quasi un dovere di presenza e di partecipazione. Per cui quando Adam mi ha chiesto, vieni, è l'ultimo pensiero che faccio, vieni a questa nostra fondazione degli amici del Festival di Spoleto, mi sono detto, vedete, oggi chi ha una rete ha un tesoro. Questa è una rete, gli amici. E è una rete tra l'altro limitata, perché se voi pensate a tutti quelli che dal 58 hanno frequentato il Festival di Spoleto, che in qualche maniera si sentono amici del Festival di Spoleto, trovate decine, se non centinaia, di migliaia di persone. Bene, tutta gente che ha avuto un imprinting, che ha avuto un segno, che ha avuto uno stigma dalla sua partecipazione, come ce l'abbiamo avuto tutti noi, il concerto in piazza, la sera, il tramonto, la bellezza di quella gradinata che sale. Ecco, tutte queste emozioni, tutta questa cultura, tutta questa sensibilità è un patrimonio. Se riuscirai, Ada, a mettere insieme tutte queste storie di amore, di presenza, di partecipazione, di sensibilità, legate al Festival di Spoleto dal 58 ad oggi, tu metterai insieme un valore enorme, inestimabile. E questo vale ovviamente per tutte queste manifestazioni. Costruire ad Ater una rete, un network di sostegno, di diffusione, di allargamento del messaggio, del segnale che viene di volta in volta. Ecco, questo vale per Spoleto, vale per chi pro tempore lo dirige, Monique, per chi lo supporta, ma vale soprattutto per il nostro paese, perché se noi mettessimo insieme tutte queste reti, tutto questo potenziale di cultura, di sensibilità, di visione del mondo, beh, allora anche il nostro paese avrebbe un'ulteriore capacità di influenza a livello internazionale. Ecco, chi ha una rete ha un tesoro. E se volete vi dico anche la formuletta, che il valore di una rete aumenta con il quadrato del numero dei nodi, il che vuol dire che più tu l'allarghi e più il valore della rete aumenta al quadrato. E questa è matematica, sì, matematica e geometria, ma è soprattutto la potenza della rete. Quindi mettere in rete tutti i fruitori, tutti gli spettatori, tutti gli amici del festival diventa esso stesso un'operazione culturale di supporto, ma non solo di supporto, ma anche di orientamento. Per questo ho accettato di essere qui, di essere un nodino anch'io, uno di voi, di contribuire all'aumento del valore della rete. E vedo tanta gente, quasi peggio di Trento, venite qui a quest'ora con questo caldo. Come dire, vuol dire che siete vicino all'eroismo. Detto questo, per quello che posso, tutta la mia simpatia, tutta la mia disponibilità, tutta la mia aiuto per dare una mano all'espansione di questa rete, ma soprattutto alla valorizzazione delle reti. E mi piacerebbe, ma lo dovrà fare qualcuno che sa fare queste cose, mi piacerebbe fare un censimento di tutti questi momenti culturali che si realizzano nel nostro paese,
per metterli a sistema, perché al momento sono tutti spontaneistici. Ci sono quelli grandi, grandissimi, famosi, ma ci sono anche quelli meno famosi, più localistici e così via. Pensate ad avere una mappa di tutte le manifestazioni culturali che si svolgono nel nostro paese per mettere a sistema. Non per imbrigliarle, tutt'altro, devono rimanere libere, ma per far vedere la loro potenza culturale. Grazie a Monique, grazie a Ada, grazie a tutti voi. Scusate, rimango ancora un po' perché devo andare dai carabinieri, perché c'è una loro festa. 208° anniversario, vero oggi? Grazie a voi. Grazie a Renato.